No, ma fermati però! Chiudi! Ma che chiudi, oh! Tu passi e non tu mi dai neanche un passaggio, bucaiolo! Perché Savonarola l'aveva pensato per il popolo, per la democrazia! Te ci siamo assato 20 sono dei 500! No, no, allora lasciami qui, vai! Ti fa un bonifico, bravo, per 10 metri pigliami poco, Grazie. Ciao amore! Perché lo vedi? Oggi sono dei 500, ci hanno solo politici, ci fanno le feste, apio! Ma noi fiorentini, noi, lo conosciamo il sole dei 500, lo viviamo, lo annusiamo? No! Che ci porto io? Se non è che mi hanno assunto a fare dai Penny Market, per fa proprio il video nel sole dei 500 a piedi! Ha visto roba di topperia, topperia altissima. Poi sono due usci fuori perché dentro non mi fanno ragionare tranquillamente. Come si diceva all'inizio, il Salone dei 500 venne voluto da Girolamo Savonarola. Quando il frate Ferrarese salì al potere a fine 400, il suo intento era quello di avere una sala grande, un salone enorme che potesse ospitare almeno 500 membri del Consiglio della Repubblica, così che il potere non tornasse sotto il controllo di una singola persona o di una singola famiglia, come successe ai Medici. Il problema è che a quel tempo la sala era molto diversa da come la vediamo oggi. Era spoglia, senza decorazioni, anche il soffitto era più basso. Addirittura Giorgio Vasari, quando entrò la prima volta, disse: la sala era severa, cieca di lumi, nana e con pochi sfoghi di altezza. Insomma, faceva care, via giù. Sì, faceva care, poi Giorgione era un signore, non te lo diceva così, te la fiocchettava per bene, però alla fine il senso era quello, se non te lo dice lui, e te lo dico io. La vera svolta fu quando, a metà 500, al potere salì Cosimo I dei Medici Granduca. E che cosa fece? Innanzitutto spostò la propria residenza da Palazzo Medici Riccardi proprio a Palazzo Vecchio. E questa fu una scelta importantissima, decisiva, perché il capo di governo andava a vivere dentro il Palazzo di Governo. Per farti capire, è come se oggi Draghi andasse a vivere a Montecitorio. Sta a casa tua, sta a casa tua, che c'entra andare a stare a Montecitorio. E il Salone dei 500 venne rivoluzionato completamente, perché Cosimo lo fece diventare il salone della glorificazione sua e della sua famiglia. E infatti si fece rappresentare in mezzo come un dio con la corona e gli angeli. Fece alzare il soffitto di 7 metri a Giorgio Vasari e ai lati. Sei un grande! Grazie, sei un grande! Accidenti a lui, tocca riniziare. Scusami, gesto di stizza. Sono 3 giornate di squalifica, ma si fa ricorso ai tarri, non si ha paura di nulla noi. Giorgio Vasari alzò il soffitto di 7 metri e ai lati dipinse le vittorie di Firenze contro Siena e Pisa. Vai a Sudicio! Avio mio! Mi tocca riniziare un'altra volta, le maiale delle vostre mamme! Il Salone dei 500, da sala del popolo e della democrazia, era diventato ufficialmente il Salone di Cosimo. E la stessa identica cosa successe di riflesso anche con Piazza della Signoria, che diventò una sorta di vetrina della famiglia Medici. Se tu ci pensi bene, tutte le statue della piazza rappresentano la vittoria della famiglia contro la Repubblica. E oggi il Salone dei 500. E oggi ci stanno politici, ci stanno pezzi grossi, ci presentano gli stadi nuovi, gli stadi vecchi, ci inaugurano l'Ipercop dell'Isolotto, ci fanno le sfilate di moda, ci mangiano un monte. Ma noi fiorentini, non ci vanno a mangiare a noi dentro il Salone dei 500. Bisognerebbe fare una legge, un disegno di legge bisognerebbe fare, si fa un bel disegno dove, diciamo, una volta in mese a turno tutti i fiorentini scenano del Salone dei 500 a UFO a gratis. Cucinano una lasagna per tutti, ma quella si fa pagare, quella gratis non fa nulla. Facciamo così, ora la chiamo, sento un po' se le è disponibile, se ha voglia, e se mi dice di sì, scena UFO nel Salone dei 500. Il Palazzo Vecchio trema.